dedicata a Roberto Giannini perché era un amico prima di tutto, poi era un amico dell'associazione e era un grande alpinista e ha lasciato molto, ha lasciato una grande scia dietro di sé, soprattutto di calore umano e di affetto, e per questo noi lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre, così come ricorderemo sempre Stefano. In particolare quest'anno siamo vicini a Patrizia, la moglie di Roberto, e a tutti gli amici, perché è stata una perdita abbastanza improvvisa e terribile. E, tra l'altro, in un punto, in una parete che Roberto conosceva benissimo. E quindi ci siamo sentiti proprio dentro il cuore di parlare di lui. Poi invece per uscire un po' dalla tristezza degli abbandoni, invece abbiamo incontrato e vogliamo incontrare Gabriele Scorsolini, perché è un ragazzo splendido, perché è un ragazzo che vuole andare sempre avanti e nonostante le sue difficoltà quasi non esistono, le ha superate, e per questo noi siamo molto vicini anche a lui e ci fa piacere finalmente avere anche qui a Terni un esempio che è importante, che non bisogna soltanto piangersi addosso, ma bisogna andare avanti, bisogna cercare sempre e comunque di progredire, e Gabriele è questo per noi. E poi invece alla fine della nostra edizione, insieme con la neonata associazione Vagabondi della Valnerina, vogliamo ricordare i nostri territori, dove il CAI, noi in piccolissima parte, ma soprattutto il CAI, hanno già fatto molto. Claudio Costantini, presidente della sezione CAI di Terni, in sintesi i momenti clou della nona edizione di Vette in Vista. Oh, la nona edizione di Vette in Vista è un'edizione, diciamo, un po' particolare, come abbiamo detto prima anche la presidente dell'associazione Stefano Zafka, è un'associazione che vuole sia ricordare ma parlare anche del futuro della diciamo, la differenza come virtù, e vuole parlare di alpinismo con la maiuscola. Avremo il giovedì in apertura la serata dedicata a Gabriele con il suo sogno, raggiungere il campo base dell'Everest, ci racconterà le sue impressioni con immagini, foto e video. Il venerdì faremo una giornata dedicata, diciamo così, ai film, no? La sera verrà proiettato alle ore 21:15 Sherpa, che è un bellissimo film che abbiamo preso dal Trento Film Festival, con il quale collaboriamo ormai da anni. Il sabato abbiamo il pomeriggio dedicato a Roberto Giannilli, nostro amico alpinista che purtroppo è morto a luglio di quest'anno sulla nord del Camicia, e la sera abbiamo un alpinista che è Confortola, che ci racconterà le sue avventure sugli 8.000 che ha scalato. La domenica faremo la mattina la classica escursione che si fa tutti gli anni, organizzata con il CAI in collaborazione con i nostri soci. Il pomeriggio ci sarà la conclusione degli eventi con una serie di iniziative, prima di tutto la chiusura del concorso video che organizziamo ormai da anni con la premiazione dei vincitori, a seguire il coro Terra Maiura del CAI Terni, che farà un concerto in collaborazione con la Fisorchestra Fancelli. È un grande evento, insomma, è una bellissima iniziativa che concluderà questa manifestazione, la nona manifestazione, insomma, la nona edizione di Vette in Vista. E a seguire ci saranno i Vagabondi della Valnerina, che racconteranno un po' il loro progetto di aiuto sulle zone terremotate, e si concluderà la sera con una pericena proprio per raccogliere fondi per queste zone terremotate.